Tantissimi fedeli hanno partecipato domenica 2 giugno a Salerno alla celebrazione diocesana della solennità del Corpus Domini. Alla messa, celebrata presso la parrocchia Maria Santissima del Carmine San Giovanni Bosco, presieduta dal Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi e concelebrata dal Neovescovo Ausiliare della nostra Arcidiocesi Sua Eccellenza Monsignor Alfonso Raimo, da Sua Eccellenza Monsignor Peter Cifuvuca, Vescovo della Diocesi di Dedza nel Malawi, e da numerosi sacerdoti della Diocesi, ha fatto seguito la processione eucaristica con il Santissimo Sacramento per le vie del quartiere Carmine, conclusasi con la solenne benedizione eucaristica presso la Chiesa dell'Immacolata in Piazza San Francesco. Corpus Domini significa letteralmente Corpo del Signore. È una festa cattolica che celebra il sacramento dell'Eucaristia, la consacrazione della presenza di Cristo in noi. La sua origine è relativamente recente e risale al periodo medievale. Attorno agli inizi del XIII secolo, la beata Giuliana d'Aliegi, a seguito di una serie di visioni, chiese al suo vescovo ed ottenne nel 1247 che venisse introdotta in Belgio una festa in onore del Santissimo Sacramento. La sua istituzione ufficiale è legata al cosiddetto miracolo di Bolsena, che avvenne nel 1263. Si racconta che un prete boemo, in pellegrinaggio verso Roma, si fermò a dir messa a Bolsena e al momento dell'Eucaristia, nello spezzare l'ostia consacrata, fu pervaso dal dubbio che essa contenesse veramente il corpo di Cristo. A fugare i suoi dubbi, dall'ostia uscirono alcune gocce di sangue che macchiarono il bianco corporale di lino liturgico, attualmente conservato nel Duomo di Orvieto, e alcune pietre dell'altare, tuttora custodite in preziose teche presso la Basilica di Santa Cristina. A seguito di questo miracolo, Papa Urbano IV decretò che la festa del Corpo del Signore fosse celebrata ogni anno in tutto il mondo cristiano. La data della celebrazione fu fissata nel giovedì che segue la prima domenica dopo la Pentecoste. In molti paesi, tra cui l'Italia, da qualche decennio la data di celebrazione è stata spostata alla domenica successiva. Lo stesso Urbano IV chiese a uno dei più grandi teologi della storia, San Tommaso d'Aquino, di comporre i testi dell'ufficio liturgico di questa grande solennità. Essi ancora oggi in uso nella Chiesa sono dei capolavori in cui si fondono teologia e poesia.